Buonasera e benvenuti a tutti a questo convegno inaugurale che scioccherà poi dopo al taglio del nastro dello sportello del welfare. Cos'è lo sportello del welfare? Lo sportello del welfare è la porta di accesso ai servizi sociosanitari attivi nell'ambito di Cerignola. Qui accanto a me ho il sindaco di Cerignola, l'avvocato Franco Metta, il vice sindaco e assessore alle politiche sociali e del lavoro Rino Pezzano, Raffaele De Nittis, presidente della cooperativa San Giovanni di Dio, che gestirà il servizio di segretariato sociale e PUA, e la dottoressa Marita Zichella, consulente della Euromediterranea, società che gestisce già l'assistenza tecnica dell'ambito sociale, dell'ambito territoriale di Cerignola, scusate. Sindaco, allora questa sera cambia ancora il volto della casa comunale, un altro intervento strutturale per la città che si aggiunge già a quelli fatti in passato, nei mesi precedenti. Cambia il volto della casa comunale, cambia il modo di concepire il servizio da parte del cittadino e da parte di chi quindi quotidianamente frequenta il municipio, il palazzo di città. Prego. Oggi è una giornata di festa, è la festa del fare. In questa settimana abbiamo festeggiato, festeggiamo e festeggeremo in soli 7 giorni, 3 feste del fare, perché lunedì abbiamo consegnato alla comunità di Cerignola, in particolare alla comunità di Borgo Tressanti, un campo di calcio che abbiamo messo a disposizione della curia, della comunità di San Giuseppe e di quella popolazione. Oggi inauguriamo lo sportello del welfare, un servizio integrato per tutti i nostri concittadini, e diamo finalmente un senso a quel porticato buio e abbandonato che oggi, e non soltanto oggi, ma da oggi in avanti, vivrà una nuova vita e anche una nuova luce, perché vedrete che il primo impatto per tutti quanti noi sarà quello di veder trasformato un angolo solitamente buio di questa città, di questo palazzo, in una zona invece ben illuminata, ben arredata, ben strutturata a disposizione dei cittadini. E concluderemo sabato questa settimana del fare mettendo a disposizione dei nostri concittadini e in particolare di coloro che amano i cani, i nostri amici a 4 zampe, il nuovo sgambatoio all'interno della villa comunale che vedrete abbiamo realizzato con criteri molto razionale. Io vi voglio prendere un secondo per mano, se mi permettete, e vi voglio far affacciare da quel balcone. Vi prego di seguire la linea delle fioriere nuove, gradevolissime, che abbiamo installato. Seguitela per un attimo insieme con me e andrete dalla scuola Aldo Moro, che stiamo totalmente ristrutturando, passerete davanti alla scuola Marconi, per la quale abbiamo ottenuto 2,5 milioni di finanziamento per un recupero strutturale ed integrale, passeremo davanti all'ex liceo classico Zingarelli, in un prossimo futuro biblioteca innovativa di comunità, perché anche lì abbiamo ottenuto un ingente finanziamento pubblico per il recupero di quell'immobile. Per non portarvi più lontano, per rimanere nei pressi del nostro palazzo di città, di fronte a quel liceo apriremo fra qualche secondo lo sportello del UEFA. Facciamo, realizziamo, con limiti, con difficoltà,
con ostacoli infiniti, ma riusciamo a cambiare piano piano, pezzo per pezzo, il borgo di questa città. Credetemi, non è facile, perché a fronte di una stragrande maggioranza di cittadini che ci accompagna in questo percorso, ci sostiene con il proprio consenso, con il proprio apprezzamento in questo percorso, abbiamo minoranze chiassose che invece vogliono in tutti i modi ostacolare questo progresso, questo progetto, questo dinamismo per fare. E non mi riferisco, credetemi, soltanto a coloro che hanno chiassosamente contestato una iniziativa brillante di questa amministrazione, a difesa di un terreno abbandonato da decenni, che non ha mai ospitato nessun tipo di coltivazione, che assolutamente ci si opponeva, perché quel terreno abbandonato, brullo, desertificato, come per magia diventerà un palazzetto dello sport intitolato a Salvatore Tatarella e adeguato ad una città importante come quella di Cerignola. Ma non è solo quello, vedete, stiamo trasformando un pezzo di terreno ugualmente abbandonato e brullo nel nuovo rifugio per i cani, perché Cerignola, che già fu città del lager per i cani, abbia invece il suo rifugio per i cani. È arrivata la sovrintendenza, è arrivata la Belle Arti, sono arrivati i carabinieri, sono arrivati i poliziotti. Perché? Perché in via anonima si denunciano queste opere. E permettetemi di ricordare che laddove oggi c'è il murale di Vittorio, qualcuno si era inventato un cunicolo archeologico che avrebbe dovuto impedire che noi ripristinassimo il ricordo del nostro grande concittadino. E voi non sapete, cari amici, che per ogni opera di questa amministrazione parte una lettera anonima che ha per oggetto le cose più impensabili. Ve ne dico una sola: l'accesso per i disabili a Palazzo di Città. Fino a un anno fa, un disabile che volesse accedere agli uffici del Palazzo Comunale non poteva farlo se non attraverso un percorso tortuoso, difficoltoso, poco dignitoso. Noi abbiamo realizzato un ingresso, credo decoroso, credo comodo, lettera anonima. Sollecitate indagini, sollecitate inchieste. Questo per dirvi che se da una parte c'è una città che nella sua stragrande maggioranza vuole fare, dall'altra c'è una piccola, chiassosa e inutile minoranza che si oppone a tutto indifferentemente. Allora il mio saluto questa sera e il mio festeggiamento questa sera consiste nel dirvi che, come è scritto che il bene prevalga sul male, così, molto più modestamente, nelle carte della nostra città è scritto che il fare prevarrà sul non fare e soprattutto sul disfare. Quali sono le nostre linee programmatiche di attività? Una ve l'ho già raccontata. Noi siamo il comune che ha fatto percorso netto, ha vinto tutti i bandi per tutti i finanziamenti ai quali questo comune ha partecipato. Non c'è stato un bando che fosse di edilizia, che fosse di cultura, che fosse di edificio pubblico, nel quale, presentato un progetto dal comune di Cerignola, questo progetto non si sia classificato fra quelli meritevoli di essere finanziati.
L'altra direttrice è quella di attirare energie, investimenti, importanti gruppi imprenditoriali, attirarli perché investano in questa città. E uno degli esempi è quello di questa sera. Forse a qualcuno dice poco che dopo di me prenda la parola il dottor Raffaele De Nittis, presidente della cooperativa San Giovanni di Dio. Dice poco, ma io vi spiego perché questo poco è tantissimo. Perché noi siamo riusciti a suscitare l'interesse, l'attenzione e quindi la presenza nella nostra città del più grande gruppo di attività socio-sanitaria assistenziale di tutta la provincia di Foggia e uno dei più importanti gruppi dell'intera regione e dell'intero Mezzogiorno. Vengono ad investire a Cerignola. Noi avremo a Cerignola la residenza socio-assistenziale che la cooperativa San Giovanni di Dio realizzerà alle spalle della caserma di Carabinieri. Non realizzerà in un futuro vago e impreciso, realizzerà a giorni, a momenti, perché hanno già ritirato il permesso di costruire e presto dovrò accompagnarmi, ovviamente con tutto il piacere del mondo, a Raffaele De Nittis per mettere la prima pietra della RSA che entro la fine dell'anno sarà completata. Prevede un primo step di 45 posti letto, ma a regime ospiterà 90 persone, 90 assistiti. E riflettete su questa cifra e cercate di comprendere, avendo una struttura socio-assistenziale da 90 posti letto, quanti troveranno lavoro in questa struttura. Questa struttura nasce a Cerignola perché noi siamo stati in grado di intercettare la buona volontà imprenditoriale di persone concrete, fattive, produttive come Raffaele De Nittis, a cui rivolgo non Raffaele il saluto convenzionale ma ti saluto di vero cuore, ti manifesto la gratitudine vera di questa città. Permettimi con un pizzico di vanagloria dire che un piccolo merito l'abbiamo avuto anche noi nel convincere te e il tuo gruppo a investire a Cerignola, ma permettimi anche con un pizzico di presunzione di dirti che una volta abbracciato questo progetto, una volta arrivato a Cerignola, caro Raffaele, sarà molto difficile che tu possa rinunciare a tenere Cerignola al primo posto tra le città nelle quali il tuo gruppo pensa anche in futuro di investire. Noi avremo un intero comparto urbanistico riqualificato dalla presenza della RSA della San Giovanni di Dio. È la San Giovanni di Dio, realizzando quest'opera, che ha permesso a noi oggi di inaugurare lo sportello del welfare senza che il mio vice sindaco, questo comune, abbia dovuto versare un solo euro. E questa è la direttrice alternativa ai finanziamenti pubblici. La sinergia fra pubblico e privato, riscattare il nome di Cerignola, dimostrare agli imprenditori che si affacciano nella nostra città che questo è il posto giusto per investire. E quindi noi avremo questa struttura, noi avremo la realizzazione della prosecuzione di via Ercolano, che oggi è tristemente
sbarrata, e quella via per Colano collegherà Viale di Levante con la Lidl, con il quartiere Sterrafone, con quella parte di Gemignola che poi è interessata anche ad altri progetti, ad altre iniziative. Questa è la voglia di fare di questa amministrazione. Fare con il pubblico, fare in sinergia con il privato. Ecco perché oggi è una festa, ed è una festa doppia, perché noi festeggiamo anche questo atto di grande fiducia che un grande gruppo imprenditoriale attesta in capo alla nostra città. Io sono orgoglioso di quello che il mio vice sindaco, il suo staff, in stretta armoniosa collaborazione con la San Giovanni di Dio, è riuscito a realizzare. E quando più tardi taglieremo questo nastro, noi daremo un nuovo servizio ai nostri concittadini, daremo una nuova dignità a una parte di questo palazzo di città, ma soprattutto confermeremo a tutti che Gerignola non è seconda a nessuno, che Gerignola si è rimessa in piedi, che Gerignola cammina spedita e adesso ha solo voglia di correre ancora di più. Grazie. Lo ha già fatto il sindaco prima di me in maniera molto egregia, ovvero di presentare Raffaele De Nittis, il presidente della cooperativa San Giovanni di Dio, che ha scommesso su un altro progetto da parte del comune di Gerignola e già gestisce i servizi di assistenza domiciliare integrata del comune di Gerignola. Nello specifico la cooperativa si occuperà all'interno dello sportello di gestire i servizi di BUA, come dicevo prima, e di segretariato sociale. Raffaele Dentis, prego. Grazie a tutti per essere convenuti e ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco che ha avuto parole troppo gentili nei miei riguardi, l'assessore Pezzano, tutti coloro i quali sono convenuti, compresa la dirigente degli uffici amministrativi, la dottoressa Conte, che io la mia destra vi saluto. Che dire, scusate se ogni tanto tossicofono, sono un po' raffreddato e al contempo emozionato. Devo congratularmi con questa amministrazione comunale, con questo ambito territoriale, per la loro propositività, per la loro sensibilità e per la loro professionalità nel portare avanti i servizi di cui all'ambito territoriale e sociale e ad avviare nuovi servizi nell'ambito territoriale e sociale. Come anticipato, noi gestiamo già da qualche tempo i servizi di assistenza domiciliare integrata per il comune di Gerignola, gestiamo un asilo e anche se l'ultimo ambito territoriale sociale che è la cooperativa di cui mi pregio di rappresentare ha cominciato a gestire nel triennio, devo dire che è uno degli ambiti in cui la nostra cooperativa sta lavorando bene, sta lavorando meglio proprio per questa sinergia che si è creata tra il pubblico, tra l'amministrazione comunale e il privato, e tra l'assessore Pezzano che ci segue costantemente, quotidianamente nelle nostre attività, svolgendo appieno le sue funzioni, specialmente di controllo delle attività fatte e come dicevo di propositività da parte loro. Lo sportello del welfare, lo sportello importante, ma di questo tecnicamente parlerà la dottoressa che sta qui alla mia destra. Mi soffermo sui servizi sociosanitari che noi ci proponiamo di gestire nei prossimi anni. Per noi è stato un piacere investire in questa città, è stato veramente un vero onore e abbiamo trovato una grande disponibilità da parte degli uffici tecnici, da parte del sito dell'impresa che ci ha accolto calorosamente della città di Gerignola, collaborando in maniera fattiva, arrivando a rilasciarci proprio qualche giorno fa
il permesso a costruire, con il quale adesso possiamo cominciare appunto a cantierizzare l'opera e a breve porre anche una pietra per arrivare a fine anno ad aprire la struttura che verrà certamente puntualmente presentata, ma che ospiterà, come focato del sindaco, 90 utenti in regime di RSA, RSA sanitaria, di cui al regolamento del 2005. La cooperativa di cui oggi rappresento lavora nell'ambito di Cerignola, ma così come in tutti gli ambiti territoriali della provincia di Foggia, toccando Bari, toccando la provincia di Taranto ed oggi è presente in 5 regioni, gestendo servizi residenziali, servizi sociosanitari e riabilitativi per tutte le fasce d'età, gestendo quindi sia la parte anziani, sia la parte educativa che la parte di noi. Lascio allora la parola alla dottoressa per l'illustrazione puntuale di quello che è il modello di welfare, che è lo sportello di welfare, e che ringrazio di nuovo tutti e gli amministratori della mia. Adesso è il turno della dottoressa Zichella, come vi dicevo all'inizio, è la consulente della società Euromediterranea che fornisce assistenza tecnica all'ambito territoriale, perché come sapete lo sportello è un servizio che è stato fortemente voluto dal piano sociale di zona e quindi all'interno dello sportello ritroveremo gli enti che hanno voluto appunto fortemente questo sportello, tra cui il comune di Cerignola in qualità di ente capofila e poi i comuni di Carapelle, Ortona, Talona, Stornare e Stornarella e le ASL delle organizzazioni, quindi le cooperative sociali e tutte le associazioni di volontariato, quindi l'intero mondo del terzo settore. Che cos'è in realtà lo sportello? Lo dico io prima di entrare nel tecnicismo della dottoressa Zichella. Lo sportello in realtà fornirà servizi di accoglienza, informazione, quindi chiunque voglia accedere allo sportello per chiedere orari di apertura o che so, piuttosto contatti dei servizi già attivi nel nostro comune può farlo presso lo sportello, oppure ancora attività di ascolto e infine attività di supporto e orientamento verso i servizi professionali. Adesso passo la parola alla dottoressa Zichella che ci spiegherà meglio quale sarà il ruolo del sportello del welfare. Allora sì, oggi è un momento di festa e anche un momento di soddisfazione e un grande anche traguardo per quello che è il welfare locale dell'ambito di Cerignola, perché lo sportello del welfare risponde appunto, come si diceva, è stato fortemente voluto dalle amministrazioni e anche dal partenariato socio-economico del territorio proprio per superare e in risposta delle criticità riscontrate sul territorio e riportate proprio da un bisogno riportato dai cittadini stessi, ovvero superare quelle barriere informative, culturali, organizzative, molto spesso anche solo dettate dalla burocrazia e dai passaggi amministrativi che diciamo si concretizzano. Che molto spesso le domande vengono impropriamente portate e veicolate verso gli assistenti sociali, oppure domande che vengono poi disperse e lasciate sulla scrivania degli uffici comunali, quindi in evase, con risposte in evase. E di qui quindi l'esigenza dei cittadini che non riescono ad accedere in modo tempestivo alla corretta informazione sui servizi sia sociali che socioassistenziali. Quindi cosa succede? Che molto spesso le informazioni disponibili non sono quelle desiderate, oppure le informazioni desiderate non sono poi quelle utili e necessarie a risolvere il problema oppure dare risposta al bisogno, oppure le informazioni quelle necessarie per il cittadino non sono ricavabili dai dati esistenti, quindi dalle informazioni in possesso proprio dalle amici. Di qui quindi
lo sportello che nasce proprio come fortemente come proprio esigenza di garantire l'esigibilità del diritto all'informazione, così come appunto è ribadito nella legge nazionale la 328 del 2000, che qui è la madre delle istituzioni nell'ambito territoriale e delle, quindi della programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie, e la legge regionale 19, quindi come l'informazione che attesta appunto che l'informazione e la consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi è un livello essenziale nelle prestazioni, quindi è un livello essenziale proprio nel servizio stesso, e quindi l'informazione diventa un diritto, e non avere la possibilità di accedere, oppure non avere la possibilità di accedere alle informazioni corrette e puntuali diventa proprio un ostacolo, quindi è una lesione per il diritto stesso. Quindi quali sono le prospettive dello sportello del welfare? Quindi si pone proprio come un'opportunità di sviluppare il sistema locale realmente integrato dei servizi, quindi proprio di e quindi di abbreviare e semplificare quelli che sono i percorsi di accesso ai servizi stessi e alle prestazioni. Un'altra opportunità è quella di accogliere e quindi rispondere in maniera adeguata alle esigenze che sono, non è la semplice informazione, ma dietro la richiesta di informazione molto spesso c'è un bisogno che appunto non viene diciamo, espresso in maniera immediata. È anche un'opportunità per mobilitare risorse specifiche, quindi risorse che non sono solo le risorse diciamo, appartenenti all'amministrazione pubblica, ma sono tutte le risorse locali del territorio, quindi anche quel patrimonio delle organizzazioni del terzo settore e delle altre istituzioni pubbliche. Sviluppare appunto capacità di lavorare in maniera integrata, e quindi lo sportello, come vedremo, darà proprio la possibilità di lavorare in maniera integrata, e come si diceva, mettere a sistema pubblico e privato. E lo sportello anche come opportunità di darsi strumenti operativi e informativi efficaci ed efficienti. Di qui quindi l'idea di uno sportello, come abbiamo detto, che è una porta di accesso, che si configura come una porta di accesso al sistema dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, che accoglie la domanda proprio così come viene espressa dal cittadino, che porta ovviamente il suo bisogno, porta diciamo, tutti i suoi dubbi, e quindi c'è una accoglienza del bisogno espresso e un orientamento, un accompagnamento verso la risorsa più appropriata. Uno sportello che però appunto non è un semplice sportello che eroga le informazioni, ma si configura come proprio un polo integrato per l'accesso ai servizi, in cui i cittadini quindi non necessariamente si devono spostare da un ufficio all'altro per ricevere l'informazione, ma la primissima informazione e il primissimo orientamento lo ricevono in un unico punto, in un unico spazio, con un unico quindi canale dell'ambito territoriale, e quindi diventa una mappa per orientare, ma anche per auto-orientarsi tra le risorse formali e informali del territorio. È una sorta di vetrina, perché ovviamente vengono messi e vengono diffuse e messe in circolazione tutte le informazioni relative ai servizi sociali e sociosanitari. In più è uno spazio, qui avremo l'occasione di vederlo, è uno spazio di coprogettazione del lavoro di rete, di co-working, dove enti, associazioni, singoli cittadini possono sedersi a un tavolo e quindi magari mettere giù delle idee e poterle provare anche a pianificare, a renderle concrete. E quindi diventa anche proprio un nuovo modello di pensare quindi al welfare, un modello integrato dove soggetti pubblici e privati collaborano tra di loro in modo attivo e coordinato per formulare le risposte più adeguate a quelle che sono i bisogni dei cittadini. Gli obiettivi dello sportello quali sono? Sicuramente quello di fornire ovviamente risposte al cittadino più semplici, più snelle, in tempi più ridotti, in uno spazio unico. Garantire al cittadino un intervento professionale, quindi con una qualità più elevata,
selezionare, quindi fungere da filtro, quindi l'accesso ai servizi, e questo come? Attraverso anche, cioè, valorizzare le specificità che sono sia professionali e i collegamenti della rete del territorio, e quindi valorizzando il capitale sociale, cioè il patrimonio che magari adesso ottiene un'organizzazione piuttosto che un'amministrazione, piuttosto che un ente, deve invece circolare e diventare patrimonio del cittadino, patrimonio del territorio. E quindi l'obiettivo è anche quello di costituire proprio un osservatorio privilegiato di quello che è la condizione sociale e quella dei bisogni del nostro territorio. Quali sono, appunto, per raggiungere questi obiettivi, le attività dello sportello, quali sono? Prima di tutto c'è l'attività di accoglienza e quindi di ascolto del bisogno. Ovviamente poi c'è l'attività dell'informazione, dove si forniscono informazioni proprio dettagliate sul servizio e su quelli che sono i requisiti per accedervi. Poi c'è l'attività di orientamento o rinvio ad altri servizi laddove il servizio non è erogato, diciamo, dall'ambito territoriale. E poi c'è l'attività di accompagnamento vero e proprio attraverso l'attivazione e la gestione di pratiche, come per esempio le domande per l'accesso ai servizi, che non richiedono l'intervento di un assistente sociale specifico. L'altra attività ovviamente è quella non più diretta con l'utenza, però è un'attività di studio che qui è funzionale a tutta l'organizzazione, diciamo, tecnica e anche il programmatore dell'ambito, è questa attività di monitoraggio, cioè verrà costantemente registrata l'utenza che accederà allo sportello, e questo contestualmente verranno anche mappati quindi i servizi, e si acquisirà anche dati relativi alla valutazione che esprime l'utenza sul servizio. Quindi questa azione di monitoraggio servirà per tenere costantemente il posto della situazione su quelle che sono le performance che eroga l'ambito territoriale, quindi tramite i servizi, e quindi avere anche il posto della situazione di come questi servizi vengono percepiti dai cittadini e quindi dagli utenti. Ovviamente per valutare il raggiungimento degli obiettivi, i fattori di qualità e quindi le dimensioni che verranno costantemente valutate e monitorate, sempre per garantire la qualità del servizio informativo dello sportello welfare, qui verrà curata la dimensione professionale e quindi le professionalità delle competenze e delle figure professionali che saranno lo sportello, e si tratta appunto di assistenti sociali, sociologi e psicologi che daranno le informazioni agli utenti, affiancati anche da amministrativi. La dimensione professionale, appunto, ci sarà l'esperienza e la formazione maturata, la capacità di gestire un sistema informativo e di banche dati, la capacità di essere chiari, quindi di ascoltare il bisogno, ma anche di ascoltare, di capire bene il bisogno e anche di dare l'informazione corretta e puntuale. La dimensione quindi relazionale, quindi la capacità empatica, il controllo emotivo, le capacità relazionali, e la dimensione organizzativa, quindi l'organizzazione del PIP, l'organizzazione della rete, la gestione dell'attesa, tutta la parte di back office, quindi la logistica, anche come quindi la cura dell'ambiente, l'informatizzazione e quindi la costruzione di banche dati, appunto, per garantire il costante monitoraggio, la continuità delle risorse, che appunto sono sia risorse umane e la continuità anche delle risorse finanziarie per garantire il servizio. Lo sportello, appunto, è uno strumento, appunto, per dare informazioni, ma allo stesso momento l'ambito territoriale per dare informazioni, ma anche per attuare questo modello a rete, questo modello integrato, si è dotato di un sistema anche informativo, di un portale di ambito
che funge non solo da vetrina e da accesso e interfaccia con gli utenti per vincolare le informazioni, ma diventa anche un sistema e uno strumento per uno strumento di lavoro per dialogare, per fare in modo che gli attori che a vario titolo partecipano all'interno dell'ambito possono dialogare, possono scambiarsi strumenti, e diventa quindi un ottimo strumento di lavoro anche con le organizzazioni del terzo settore, perché avranno la possibilità anche lì di aggiornare le informazioni sui loro servizi e anche tagliare strumenti di lavoro. Il sito, che mi dispiace non si vede bene, è stato online comunque a partire da questa sera alle 9, se dico il bene l'orario, comunque da domani mattina sarà diciamo comunque online. Prevede una sezione più aperta, diciamo, agli utenti, dove c'è la possibilità di ricercare, c'è un motore per la ricerca di servizi, e c'è invece una sezione dedicata alle news. Questa parte dedicata ai servizi è in realtà un motore di ricerca che permette la possibilità di trovare tutti i servizi attivi sul territorio dell'ambito, per semplicemente come una piattaforma chiave, oppure per territorio, quindi in base ai vari comuni appartenenti all'ambito, oppure per struttura o per tipologia di servizio. E nel momento in cui appunto si fa la ricerca, si può andare sulla pagina del servizio e lì ci sono tutte le informazioni del servizio, con i requisiti di accesso, con una breve istruzione, con anche i contatti, e ci sarà, c'è anche una mappa che localizza il servizio stesso. Un'altra sezione sempre per far circolare appunto le informazioni è quella delle news, che verranno appunto costantemente aggiornate su tutti gli eventi che saranno sul territorio, che ovviamente verranno organizzati sul territorio, come pure appunto la nascita di magari nuovi servizi. E poi c'è un'altra invece sezione più istituzionale, che è quella relativa appunto all'ambito e a tutti i vari attori, dalla concertazione al coordinamento istituzionale, e poi ci sarà una parte di accesso riservato, che è quella più strettamente, diciamo, riservata agli operatori, che dà la possibilità di gestire in modo integrato tutti i servizi a valenza di ambito. Quindi questi due strumenti, lo sportello del welfare e il portale di ambito, diventano essenzialmente due strumenti efficaci per attuare quel welfare innovativo, quel welfare dinamico, quel welfare flessibile che tanto viene auspicato dal nuovo piano regionale delle politiche sociali, diciamo, da poco emanato. Grazie a tutti. Come vi ha già accennato la dottoressa Zichema, a partire da questa sera il sito sarà online, all'indirizzo www.ambitoterritorialecerichiamo.it, mentre la pagina Facebook Sportello Welfare Cerichiamo è già attiva da diversi giorni su Facebook, appunto. Assessore, questa sera si propone il sogno delle politiche sociali di Cerignola, immaginando tante bandierine sulla cartina geografica. Avevamo messo l'ultima sull'asilo intitolato Bambina di Vittoria qualche settimana fa nel quartiere Torricelli. Questa sera ci ritroviamo per inaugurare lo sportello del welfare. Questo è sicuramente frutto di un lavoro svolto in questi mesi, in questi ultimi anni, da parte dell'assessorato alle politiche sociali, ed è anche un servizio che si aggiunge a quelli già attivi sul territorio. Ricordo uno su tutti, ad esempio la Casa della Solidarietà, o non ultimo lo sportello dell'immigrazione intitolato Stefano Fumarulo, che è sorto nello scorso maggio, cioè, quindi anche meno di un anno fa. Si corona un sogno che lei aspettava da anni, e oggi finalmente ci rendiamo a poter dire di avere un nuovo servizio che si rivolge alla cittadinanza, un nuovo servizio che offre una nuova concezione di politiche sociali e quindi di terzo settore. Grazie.
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Io ritengo che da oggi ci sarà la svolta delle politiche sociali in questa città. Due anni fa circa, quando mi veniva conferito il mandato di assessore alle politiche sociali, non immaginavo di poter arrivare sin qui in così breve tempo. Era tra le mie priorità, secondo me una cosa normalissima, che purtroppo però non esisteva all'interno di questo ente comunale, ossia organizzare i servizi in modo tale che il messaggio che arrivasse al cittadino fosse un messaggio pieno di contenuti, un messaggio capace di rispondere a quelle che erano le esigenze dei cittadini. Ricordo che uno dei miei primi interventi, chi collabora con me quotidianamente questo lo sa, chiesi uno sforzo a tutti, soprattutto a me stesso, quello di riuscire a trasformare gli infiniti no che venivano poi trasferiti a quelle che erano le domande dei cittadini in molti sì. Perché io credo che chi ha la responsabilità come noi, sto parlando a persone che hanno nel settore sicuramente più competenze di me, di affrontare quotidianamente l'area del disagio, la vittoria è quella di riuscire a trasformare uno stato di necessità, uno stato di disagio, in un momento di conforto, in un momento di svolta, in un momento di miglioramento di quelle che sono le condizioni di vita di chi poi ci pone all'attenzione la sua situazione, che in più dei casi è una situazione di estremo disagio. Due anni fa abbiamo ereditato, perché io non amo parlare in prima persona, bensì amo sempre sottolineare quello che è il lavoro svolto da una grande squadra che io sono stato sempre convinto esistere in questa città, ma forse c'era bisogno di qualcuno che la mettesse in rete. Abbiamo ereditato alcune strutture, alcuni servizi attivati, ricordo i due asili nido, qualcuno me lo sono segnato anche perché non è facile ricordare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Avevamo un centro diurno per disabili, avevamo un centro diurno per malati di Alzheimer, avevamo dei servizi attivi, ricordo l'assistenza all'autonomia, la comunicazione, il trasporto scolastico per disabili, il trasporto ai centri di riabilitativi, progetti di vita indipendenti, il servizio sateale. Cioè, sembra parecchio, però abbiamo fatto veramente tanto in questi due anni e abbiamo aggiunto tutto quello che si poteva aggiungere. E io oggi con estrema soddisfazione posso ritenere l'ambito territoriale di Cerignola uno dei migliori ambiti della Regione Puglia. E sicuramente se questo risultato è stato raggiunto grazie all'impegno, alla competenza, allo sforzo, alla dedizione di tutto il terzo settore della città di Cerignola. In due anni abbiamo messo su altri progetti, abbiamo aperto due asili nido comunali nella città di Cerignola, uno intitolato, lo ricordava Stefano, qualche giorno fa a Baldino di Vittorio, l'altro intitolato, un'altra grande donna in questa città, a Rossella Linari. Abbiamo inaugurato e quindi attivato tutte le attività riguardanti il centro di violenza. Cerignola è uno tra i pochi comuni in Puglia ad avere una sede del centro antiviolenza. Abbiamo avviato il progetto della Casa della Solidarietà, gestito da associazioni di volontariato meritevoli che fungono da punto di riferimento per tutte quelle famiglie che oggi chiedono aiuto, e io dico con grande soddisfazione non solo alla Casa Comunale, bensì si rivolgono al terzo settore di Cerignola, ed ecco perché ringrazio quelle associazioni di volontariato che con molto sacrificio ma con il sorriso sulle labbra svolgono questa attività all'interno della Casa della Solidarietà. Abbiamo attivato la sede dell'ANT in questa città
Vi posso garantire che per chi vive situazioni drammatiche come quelle che possono riguardare quei servizi offerti dall'AND sono un grande punto di riferimento. Prima dovevano andare a Foggia per trovare un operatore al quale potersi rivolgere per ottenere un minimo di risposta, un minimo di conforto. Oggi abbiamo nella nostra città. Abbiamo attivato lo sportello dell'immigrazione, intitolato a un grande uomo che ha fatto la storia della regione Puglia su temi dell'immigrazione e su temi dell'antimafia sociale. Oggi a Foggia c'è stata questa grande manifestazione. Noi abbiamo dimostrato con i fatti di essere in sintonia rispetto a determinati indirizzi. Abbiamo intitolato lo sportello dell'immigrazione a Stefano Fumaruli, che oggi è anche il presidente della Regione Puglia, ricordato a Foggia, e ad un anno di tempo dalla sua scomparsa ha dichiarato di voler intitolare un'agenzia regionale, quella per l'antimafia sociale, alla persona di Stefano Fumaruli. Noi l'abbiamo fatto un anno fa, cogliendo, diciamo, quella che poteva essere la prospettiva, quella che poteva essere, diciamo, poteva essere il valore aggiunto che la storia di Stefano Fumaruli, più che il nome di Stefano Fumaruli, potesse dare a un'attività importante come quella che svolge lo sportello dell'immigrazione sul nostro territorio. Abbiamo attivato progetti sulle dipendenze, saltiamoci la pelle, lo ricordate tutti, il progetto dell'affido, i cantieri di cittadinanza, abbiamo girato per 6 mesi tutte le borgate di Cerignola, dando la possibilità a chi spesso è emarginato dalla società di potersi inserire dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Abbiamo attivato parecchi progetti riguardanti il REG, oggi i REI, riuscendo a dare delle risposte. Qualcuno ce l'abbiamo all'interno della casa comunale, il servizio di portierato oggi dal Comune di Cerignola viene gestito da operatori del REG, dico che funziona alla perfezione. Queste sono le grandi sfide che un amministratore cerca di cogliere, ma il risultato, vedere negli occhi di queste persone il sorriso e la soddisfazione per il lavoro che fanno, poi sono la grande vittoria di chi cerca di cimentarsi quotidianamente per il miglioramento della propria comunità. Abbiamo attivato il progetto Un Cuore di Cerignola qualche settimana fa, abbiamo dotato la casa comunale, il palazzo, il paladino di 2 defibrillatori, abbiamo attivato abbiamo firmato il protocollo d'intesa con la diocesi, i dirigenti scolastici, il terzo settore riguardando la dispersione scolastica, e fra qualche settimana sarà disponibile il software che cercherà di raccogliere tutti i dati riguardanti la dispersione e l'evasione scolastica della città di Cerignola, ricevendo i complimenti anche del provveditore agli studi della provincia di Foggia. Abbiamo attivato da qualche anno, cioè più che attivato abbiamo ripreso il percorso del servizio civile. Oggi Cerignola ha 28, comune di Cerignola, perché poi anche altri enti attivano progetti di servizio civile, abbiamo 28 volontari che del servizio civile, oggi sono stati tutti a Foggia alla manifestazione che c'è stata, questo per dimostrare che la città di Cerignola nelle sue varie diramazioni cerca di essere sempre presente dappertutto, e sono ragazzi che stanno facendo questo percorso, alcuni i primi 12 terminano a giugno e stanno facendo questa esperienza all'interno della casa comunale presso i 2 centri sociali presenti nella nostra città, a disposizione del terzo settore di dove serve, quindi cercando di far sì che questa esperienza non sia un'esperienza fino a se stessa, ma questi ragazzi possano raccontare, una volta terminata questa esperienza, che cosa si fa all'interno del settore delle politiche sociali, che cosa si fa all'interno di un'organizzazione complessa come quella del terzo settore, che cerca poi di mettersi in sintonia con quelli che poi sono i disagi che vivono una comunità altrettanto complessa come quella, diciamo, di Cerignola. Arriviamo allo sportello del welfare, da qualche mese è attivo già il servizio della UA, la porta unica d'accesso del segretariato sociale, affidato tramite una gara d'appalto alla San Giovanni di Dio, e di qui parte l'idea dello sportello del welfare. Cioè lo sportello del welfare è il mio immaginario di organizzazione delle politiche sociali, doveva essere e
sono convinto che sarà, adesso dipende da quello che tutti riusciremo a mettere in campo, perché lo sportello del welfare non è lo sportello dell'amministrazione comunale, sarà lo sportello dell'intero terzo settore della città di Cerignola. Ecco perché nella mia immaginazione c'era quella di costruire un'organizzazione quasi perfetta che potesse indirizzare i cittadini rispetto a tutti i servizi sociali e sociosanitari che ha la nostra città e creare un po' d'ordine. Io quando sono arrivato vedevo cittadini, e sino a qualche giorno fa è continuato questo dialare di gente all'interno della casa comunale senza magari trovare punti di riferimento, perché poi il cittadino, soprattutto quello che vive un momento di disagio, è sbagliato e prova a incontrare dall'altra parte non solo un amministratore, ma può essere un operatore del terzo settore, ossia qualcuno che cerca di comprendere quale è lo stato del disagio e cerca anche di trovare una soluzione a quelli che sono i problemi che poi vengono posti. Tra qualche giorno, lo ha detto il sindaco, lo ha detto Raffaele De Lintis, partiranno i lavori per l'RSA nella città di Cerignola. Abbiamo avviato i lavori attraverso, il sindaco ricordava, i vari finanziamenti regionali che sono arrivati nella nostra città. Uno di questi riguarderà un centro giorno per anziani. I lavori sono iniziati agli ex stalloni e tra qualche mese Cerignola si doterà anche di un centro diurno per anziani. E stanno nascendo tante altre iniziative. L'RSA è un'iniziativa privata, che il Comune di Cerignola ha cercato di snellire negli aspetti burocratici per poter dare la possibilità a una cooperativa di altissimo livello, conosciuta in tutta la regione Puglia, e non solo, di poter investire sul nostro territorio. Ecco, allora questo sarà lo sportello del welfare, metterà insieme tutto questo. Mi rendo conto, io a volte, quando immagino quelli che possono essere i percorsi, mi rendo conto che riesco difficilmente a comprenderli. Quindi capisco poi chi collabora con me che magari deve cercare di intuire quello che è il messaggio che sto lanciando, e non è sempre facile. Ecco perché essere arrivato qui oggi, secondo me, è un grande risultato. Lo sportello del welfare, nel mio immaginario, Annalisa Zichella l'ha spiegato in maniera egregia, nei minimi dettagli dal punto di vista tecnico, però io ve lo racconto, diciamo, in quello che è la mia idea di sportello del welfare. Lo sportello del welfare per me è innanzitutto la porta del Comune di Cerignola per quanto riguarda i servizi riguardanti le politiche sociali, divisa in tre momenti, che può essere quello del front office, che naturalmente riguarda soprattutto il segretariato sociale e la porta unica di accesso, e quindi proprio un primo intervento nei confronti di quelle che sono, diciamo, le domande che il cittadino pone all'ente comunale. Poi stiamo avviando, c'è una gara d'appalto in atto, l'orientamento al lavoro, perché anche qui, diciamo, è presente la sfida di un'amministrazione comunale. Io ricordo che il sindaco ricorderà meglio di me, in campagna elettorale sono state dette delle cose: un'amministrazione si dimostra seria quando quello che dice in campagna elettorale cerca di metterlo in atto. Io ricordo quando abbiamo parlato di campagna elettorale di opportunità di lavoro, molte sono state create, ha ricordato il sindaco, ha ricordato, diciamo, qualche intervento che si sta facendo, ma ce ne sono tanti che sono stati fatti, ma anche lo sportello del welfare è stata un'opportunità di lavoro in questi due mesi per molte maestranze e professionalità della città di Cerignola, e su questo dirò qualcosa dopo. Quindi creare uno sportello di orientamento al lavoro, di dove noi proviamo a far incontrare la domanda e l'offerta, perché mi sono reso conto, facendo l'esperienza del REPRO, oggi lei, che noi possiamo mettere in campo tutte le misure possibili e immaginabili che ci vengono messe a disposizione dalla Regione piuttosto che dal Governo nazionale. Ma se non creiamo quel filo conduttore tra quell'opportunità e l'azienda che deve prendere in carico queste persone, secondo me non abbiamo reso perfetto quella macchina che poi deve essere messa in condizioni
di creare questa opportunità per tutti quegli utenti che poi si rivolgono, diciamo, a uno sportello come quello che abbiamo immaginato. Quindi partirà il servizio di orientamento al lavoro, ma poi abbiamo creato anche uno spazio analitico, lo denominava co-working, così diciamo dal punto di vista tecnico. Io invece lo immagino come uno spazio dove il terzo settore si possa incontrare. Quante volte mi è stato chiesto di poter avere un luogo dove potersi incontrare, dove potersi confrontare, dove poter progettare, dove poter far crescere questa comunità. Allora noi l'abbiamo immaginato lì. Lì dove ci sono i servizi, lì dove c'è l'orientamento al lavoro, ci deve essere anche il mondo del volontariato che si riunisce, si confronta e cerca insieme di progettare la crescita di questa comunità. Ecco che cosa sarà, l'ho provato a sintetizzarlo, lo sportello del welfare. Io vorrei che questo luogo diventi un luogo vissuto, vissuto da tutti noi. Non dobbiamo farlo su un luogo freddo di servizi, bensì un luogo dove il terzo settore si confronti quotidianamente e dove il terzo settore risponda a quelle che sono le esigenze della comunità cellulare. Ecco perché non voglio dilungarmi, diciamo, rubare altro tempo a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Io devo veramente ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare a questo obiettivo, che vi dico subito, per me è la normalità. Noi siamo riusciti in un anno e qualche mese a rendere questo settore un settore normale. La sfida parte adesso. La sfida di quella che può essere la crescita di una comunità dal punto di vista delle politiche sociali parte oggi, perché noi siamo riusciti a mettere in piedi tutto. Oggi abbiamo tutte le condizioni per poter andare oltre. Siccome io ritengo che Cerignola da questo punto di vista abbia tutte le competenze per poter accettare questa sfida, da oggi comincerà, io la definisco la fase 2 del lavoro di noi tutti, e ritengo che da questo punto di vista sicuramente sapremo tagliare altri traguardi importanti come quelli che abbiamo tagliato in questi mesi. Ecco perché io vorrei ringraziare tutti coloro, come dicevo prima, che ci hanno permesso di arrivare qui. Non è stato facile, è stato un lavoro duro, è stato un lavoro dove ciascuno di noi ci ha messo del suo, è stato un lavoro che oggi vede i propri frutti, però io inviterei ciascuno di voi a portarsi indietro e guardare tutta la strada che abbiamo fatto, che sicuramente è stata una strada piena di beni, però una strada che ha portato anche a grandissimi risultati. Ecco perché ringrazio soprattutto il sindaco e i miei colleghi di giunta e i consiglieri comunali che hanno sostenuto il nostro settore in quella che è stata questa programmazione. I sindaci dell'ambito, ricordava prima Annalisa, che siamo inseriti in un contesto più ampio, che è quello dell'ambito di Cerignola, quindi i sindaci dei 5 reali siti. Ringrazio la mia dirigente, la dottoressa Daniela Ponte, non si vede mai, però voi, diciamo, la portate con mano quotidianamente, fa un grande lavoro. E trovare oggi un dipendente pubblico che lavori oltre gli orari stabiliti, che lavora addirittura oltre, diciamo, quello che può essere il lavoro umano di ciascuno di noi, merita un ringraziamento, io non lo faccio mai, ma in questa sera ritengo che sia davvero una parte di noi tutti. Così come ringrazio Camilla, ringrazio chi ha tirato la carretta sino a prima che costruissimo, diciamo, questa grande organizzazione, che sono gli assistenti sociali, sono i dipendenti che si occupano del settore amministrativo, perché se siamo arrivati qui è perché qualcuno in condizioni, diciamo, di disagio conclamato ha cercato di tenere in piedi il settore delle politiche sociali di Cerignola. E io ritengo che nonostante le difficoltà Cerignola da questo punto di vista si è sempre distinta, quindi se si è sempre distinta nonostante le difficoltà, sicuramente il merito è stato di chi ha cercato di dare di più rispetto a quello che bisognava dare in quel momento, ma l'ha dovuto dare perché o si faceva così
oppure da quel punto di vista sicuramente alcuni risultati non sarebbero stati raggiunti. Ringrazio Raffaele De Littis, ringrazio la San Giovanni di Dio, l'ho fatto il sindaco meglio di me, ma vorrei spendere anch'io qualche parola per questa grande realtà della nostra regione. Ha detto bene il sindaco, non saremmo arrivati a questo obiettivo se non ci fosse stata questa grande collaborazione tra il pubblico e il privato, tra l'amministrazione comunale di Cerignola e la cooperativa San Giovanni di Dio, perché siamo riusciti, diciamo, sfruttando quella che è stata un'iniziativa privata, perché loro hanno deciso di investire nella nostra città, noi abbiamo creato le condizioni e attraverso la monetizzazione di quelli che possono essere i servizi dell'RSA noi siamo riusciti a trovare le risorse per realizzare questa splendida struttura. Io sono convinto che tutti voi apprezzerete fra qualche minuto che avete la possibilità di visitarla. Ecco perché Raffaele io ti ringrazio te, ringrazio tutto il tuo gruppo e ti ringrazio anche perché abbiamo, diciamo, avuto modo di apprezzare in quello che è il servizio dell'assistenza domiciliare integrata la svolta che c'è stata in questa città. Io vedo in sala parecchi operatori e loro più di me hanno voluto dei benefici della presenza di un'azienda seria, di un'azienda che nel settore opera da anni, di un'azienda che quando arriva alla fine del mese paga gli stipendi ai propri dipendenti. E io credo che questa sia una grande nota di merito, nonostante dovrebbe essere l'anomalia, ma mi consentite, prima non avveniva questo, e infatti molti di voi stanno ancora in causa con chi gestiva il servizio in precedente. Ringrazio chi ha praticamente lavorato all'idea dello sport del welfare, lo dicevo prima, e già quando parliamo di una materia che io conosco difficilmente riesco a farmi comprendere, ma non perché ho difficoltà in tal senso, perché nel momento in cui io penso a quello che dobbiamo fare oggi, penso di averlo già detto perché guardo già a domani. Vedo l'architetto Marilisa Caputo, che è stata poi colei che ha raccolto quella che era la nostra idea di sportello del welfare e l'ha messa in pratica, e dopo vedrete il grande lavoro che è stato fatto da Marilisa e tutte le maestranze, perché ce ne sono state tante e queste sono state, caro sindaco, opportunità di lavoro. Su questo dovremmo riflettere quando poi si contesta a prescindere quello che un'amministrazione comunale fa. In questi due mesi parecchie sono state le maestranze, io le ringrazio tutte, non le cito, cito Marilisa per tutti, per non rischiare di dimenticare nessuno, sono le maestranze che hanno collaborato a quello che sarà, secondo me, un intervento storico in questa città. Pensate che il comune di Cerignola è stato realizzato ormai più di 20 anni fa, sono 30, e lì non si era mai intervenuto, cioè chi operava prima operava senza l'impianto di climatizzazione, operava senza linea internet degna, diciamo, di essere definita tale, operava in condizioni che voi tutti sicuramente avete visto in questi anni. Noi siamo riusciti, grazie al grande lavoro che ha svolto chi ci ha lavorato, chi ha associato il gioco di parole, siamo riusciti ad offrire alla città di Cerignola un luogo degno di chi ci andrà ad operare. Chi andrà oggi sicuramente non troverà le condizioni di chi ci lavorava ieri. Ecco perché io veramente ringrazio, sono quasi tutti cerignolani, come vedete poi anche l'investimento di una società che non è cerignola, nel caso specifico la San Giovanni di Dio, ha dato lavoro a maestranze provenienti dal nostro territorio. E anche questa è un'altra nota di merito e dimostra la sensibilità che la San Giovanni di Dio ha avuto nei confronti della città di Cerignola, perché sicuramente non era obbligata a fare questo, però lo ha fatto perché ha colto quello che è il messaggio che arriva dall'amministrazione comunale. Io ho concluso, vorrei dire solo altre due cose. Il più grande ringraziamento, naturalmente non me ne vogliano coloro che ho ringraziato fino ad oggi, io lo devo al terzo settore di Cerignola. Non è stato facile, l'ho detto prima, voi lo sapete meglio di me, arrivare qui dove siamo arrivati.
E se ci siamo arrivati è perché da questo punto di vista abbiamo fatto un grande lavoro insieme. Abbiamo fatto un lavoro in sinergia, ci siamo supportati, ma soprattutto mi avete sopportato, me ne rendo conto. E se questi sono i risultati che siamo stati in grado di raggiungere in condizioni di difficoltà, immaginate quali potranno essere i risultati che noi potremo raggiungere da oggi in poi, dopo aver organizzato in maniera quasi perfetta quella che è la macchina del terzo settore. Ecco perché adesso per ringraziarvi io vi lancio anche una grande sfida, è quella di far crescere questa comunità e farla diventare non tra le prime della Regione Puglia, bensì la prima della Regione Puglia, e io credo che ci siano tutte le condizioni per poter fare questo. Ecco perché nell'augurarvi veramente un buon inizio e per lavorare un nuovo percorso in quello che è il campo del settore delle politiche sociali, io vi ringrazio e vi chiedo scusa per magari i miei atteggiamenti a volte scontrosi, però vi invito a immedesimarvi in quella che è l'attività che oggi svolge un amministratore comunale in un contesto difficile come quello che viviamo noi, e capita a volte che lo scopo di ciascuno di noi, il sindaco prima ne ha avuto uno, è uno scopo di chi veramente tiene la nostra città, di chi veramente si adopera quotidianamente per migliorarla, e a volte si trova di fronte a chi la vuole destabilizzarla a prescindere, perché magari ha un modo personale nei confronti di Tizio piuttosto che di Italia, però sicuramente non giova alla crescita di una comunità. Ecco perché io il messaggio che vorrei lanciare questa sera: abbiamo raggiunto un grande obiettivo, però per noi deve essere solo un punto di partenza, e con un clima più disteso, di confronto e con un clima diverso cerchiamo tutti insieme di migliorare la nostra città. Grazie a tutti. Grazie a tutti, intanto il ricordo dello sportello sarà già aperto da domani mattina alle ore 9 ed è aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 16 alle 20. Buona serata a tutti, grazie.